Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 6 agosto 2022, Trasfigurazione del Signore. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Aspettando la tanto attesa festa patronale di Sant'Oronzo, iniziano quest'oggi alle 8 le sante messe presso il santuario sui Colli. Fervono i preparativi per la storica cavalcata di cavalli bardati con mantiglie ricamate a mano e cavalieri di ogni età con giubbe e pennacchi fermi da 2 anni per le note vicende pandemiche. Non aspettano altro che sfilare per le vie cittadine come scorta e in segno di devozione verso il santo protettore, al quale chiediamo che vegli sulle nostre famiglie. Alle 21.30 nel Foro Boario, Cocciante canta Cocciante. Lo straordinario cantautore e compositore ripercorrerà con le sue storiche canzoni la storia della musica italiana, dagli anni 80 fino agli anni 90. 8.900 metri quadri utilizzati come parcheggio in prossimità della località marina del Pilone sono stati sequestrati dai carabinieri forestali di Ostuni. La società gestore era priva di autorizzazione. Si è tenuta presso l'azienda agricola Olio Sante la presentazione del libro del professor Ettore Catalano, La verità di Iago, nonché la presentazione di 2 libri dell'avvocato Giuseppe Palma, Cinema dal neorealismo ai giorni nostri e Totò il principe proletario. Ha dialogato con gli autori Caterina Andriola. Quest'estate ho organizzato una rassegna culturale nell'azienda di famiglia Olio Sante e questa sera ho il piacere di avere 2 importanti scrittori, illustri scrittori, il professore Ettore Catalano e l'avvocato Giuseppe Palma. Il professore Catalano ha scritto una quadrilogia di noir, questa sera ci presenta l'ultimo suo romanzo, La verità di Iago. Come mai questo titolo shakespeariano? Questo titolo shakespeariano io l'ho usato perché il mio investigatore si serve dell'analisi del famoso testo di Shakespeare, Otello, per riuscire a districarsi da un'indagine molto complessa e complicata che riguarda personaggi illustri di Brindisi e quindi deve muoversi con una certa circospezione, ma al tempo stesso si accorge che non ci sono prove per poter riuscire a prendere in qualche modo il responsabile di un efferato assassinio che si verifica a Villa Schirmunt, una villa costruita da un polacco verso la metà dell'Ottocento, nella quale si verifica appunto questo delitto. Non avendo prove deve ricorrere non a un paradigma indiziario che non ha, ma una sorta di parabola, una sorta di racconto scenico nel quale coinvolgerà anche l'assassino, ma non può chiamarlo assassino, deve chiamarlo semplicemente un suo interlocutore. Ecco, La verità di Iago. L'altro autore è l'avvocato Giuseppe Palma, che questa volta ci presenta 2 pubblicazioni sul cinema, dal neorealismo ai giorni nostri, e un'altra pubblicazione su Totò. Come mai un giurista si occupa anche di cinema e di teatro? Ma proprio oggi ho dato il visto si stampi all'ultima pubblicazione sui sistemi elettorali, quindi stasera faremo qualcosa di diverso. Il cinema, perché durante la pandemia uno dei settori culturali più importanti, che è quello proprio del cinema, è andato in crisi. E ho voluto mettere in risalto qual è la storia del nostro cinema, l'importanza dal neorealismo ai giorni nostri, perché noi siamo quelli del neorealismo che gli americani poi ci hanno copiato. E Totò perché? Perché Totò rappresenta la tradizione teatrale italiana. Dobbiamo tornare al cinema e al teatro, perché l'Italia non è solo poesia, no? Un paese di santi poeti e sottosegretari, diceva Totò, ma l'Italia è soprattutto inventiva, poesia, cinema, teatro. Nono ed ultimo giorno della novena in onore della Madonna della Grata. Nel santuario verranno celebrate 2 messe alle 7.15 e alle 19, in attesa della solenne celebrazione di domani. Questa sera alle 21 al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano andrà in scena Bu dai 4 anni. Racconta in modo leggero e divertente le tipiche paure dei bambini. Protagonista dello spettacolo Claudio Milani.
mentre presso il teatro La Luna nel Pozzo, in contrada Foragno, Notte Luna Rossa con i clown galattici, questa sera alle 21. Sport, calcio, nel pomeriggio alle 17.30 presso lo stadio Nino La Veneziana, la SD Ostuni 1945 affronta in amichevole la Beretti Virtus Francavilla. Il bollettino di ieri registra 2.729 contagi in Puglia e 8 decessi, 308 casi Covid nella nostra provincia. Si è spento all'età di 75 anni Benedetto Cavallo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 9.30 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie. È deceduta all'età di 85 anni Giuseppina Anglani, vedova Semerano. La celebrazione esequiale avviene oggi alle 16 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni, festivi compresi, la succursale estiva della stessa farmacia, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, giornata stabile e soleggiata, venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Temperature in nuovo rialzo con massime fino a 39 gradi. Mare calmo. Citazione odierna. Ormai vivo di preoccupazioni e quanto non ce l'ho mi preoccupo. Grazie per aver preferito la nostra informazione.